Vorrei innanzitutto pregare tutti coloro che mi ascoltano di avere idee ampie e di non limitarsi alla convinzione che in relazione alla fisica abbiano qualcosa da poter dire solamente i fisici e non, per esempio, gli architetti come me, che ho la laurea in architettura e che, per quanto riguarda lo spazio, sono più competente di quanto non sia un fisico nella valutazione di tutto quello che è collegato all'idea stessa dello spazio, della prospettiva, di quella rappresentazione prospettica che noi abbiamo della realtà. Quando decidiamo di usare come criterio dell'unità il ciclo di 10 decimi. A questo punto la totalità del ciclo che mette in sequenza i due opposti tra loro, il 10 e il decimo, diventa una sorta di onda che nella parte 10 vede l'alto dell'onda e nella parte inversa vede il decimo dell'onda, laddove 10 su 1 e 1 su 10 sono i due perfetti opposti di questa onda, il cui risultato, come vedete bene, è una linea inclinata prospettica che vede nelle parti intere, 10, la quantità riferita alle parti opposte che sono i decimi. Questa visione è la visione che è la nostra intera visione della realtà spazio-temporale. Noi vediamo lo spazio ingrandito, prospetticamente ingrandito, 10 volte, grazie alla inversa riduzione a decimo del tempo. Per cui possiamo concepire con la massima correttezza, sia matematica, sia spaziale, sia fisica, che 10,1 rappresenta una onda reale, tutta espressa nei termini positivi della parte numerica, la quale configura entrambi gli opposti in uno stesso sistema rappresentativo e rappresenta come 10 l'unità grazie a quello 0,1 che è il decimo. L'unità infatti è data dal prodotto tra i due opposti, mentre invece la sequenza tra i due opposti è proprio quello che rappresenta nella nostra realtà una onda fatta di alto e basso, in cui l'alto è considerabile come la presenza di materia, oltre la linea zero dell'equilibrio unitario, mentre l'antimateria è rappresentabile come la parte in cui proprio la materia è negativa, ossia non c'è, ossia manca. Certo, direte che questa configurazione dell'aspetto materia-antimateria è piuttosto strano, ma noi questa stranezza la vediamo veramente presente in realtà quando un mare piatto rappresenta l'equilibrio unitario e tutto quello che sta al di sopra di questo equilibrio, cioè la parte alta dell'onda che presenta la presenza di materia, produce poi successivamente la mancanza di materia nella parte successiva, laddove in natura, mentre gli opposti sono coesistenti nel criterio di azione e reazione, che sono eventi simultanei, noi, osservandoli
per parti, li osserviamo prima nella parte materiale e poi nella parte antimateriale come essa si presenta nel modo materiale, ossia come una mancanza di materia. E chiaramente a questo punto è evidente che noi, se abbiamo un chilo rappresentato in questo modo, da 10 decimi di chilo, noi abbiamo in totale una quantità in peso pari a 10,1. E mettiamo lo 0,1 sul piatto della bilancia e grazie a questo valutiamo poi il 10 unitario, perché diventa pari a 10 decimi. Ecco, tutte le nostre reali misurazioni avvengono in questo modo, anche quando noi andiamo a misurare le particelle dell'atomo. Proviamo a immaginare, per esempio, la massa dell'elettrone. La massa dell'elettrone è massa di materia, perché l'elettrone, come sapete bene, è la parte materiale della particella, mentre la parte opposta, contrapposta, antimateriale, si chiama positrone. Quando noi vogliamo avere la massa solo materiale, essa non si presenta come 1, pur essendo unitaria, e dovrebbe essere 1, perché si presenta in base al suo valore opposto. Grazie alla quantità decimale del valore opposto, la parte intera sbilanciata come materia sembrerà maggiore di 1 e acquisterà un numero più grande di 1. Possiamo configurare a questo punto di avere un punto baricentrale tra l'onda, ossia proprio questo punto qui, che si trova proprio sulla linea dell'equilibrio, in cui i due opposti siano proprio uno, perché in questa linea dell'onda formata da alto e basso, questo punto qui è proprio sulla linea dell'unità. Ebbene, in fisica, per la particella della materia, ossia per l'elettrone e anche per il positrone, noi abbiamo che l'unità data dal prodotto tra gli opposti è un valore preciso. Certo, non è un chilo, ma occuperà, con riferimento al chilo, una dimensione precisissima. E vedremo che sarà proprio la dimensione di 10 elevato a meno 31 kg. Per un semplice motivo. Perché noi abbiamo che esiste tutto, lo spazio e il tempo, quando lo spazio unitario è dato da un metro cubo. Allora, il metro cubo è dato dal prodotto un metro per un metro per un metro. Se noi lo rappresentiamo a livello atomico, poiché ogni metro è pari a 10 elevato a 10 unità atomiche, metro per metro per metro, ossia un metro cubo, diventa 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10 per 10 elevato a 10, ossia 10 elevato a 30 unità atomiche. Questo è il metro cubo, il quale però, per esistere, deve esistere in un ciclo che sia esattamente dato da 10. E quindi 10 che cosa? 10 come ciclo dell'atomo, ciclo unitario dell'atomo, 10 angstrom. Quindi quando noi andiamo a misurare, a moltiplicare 10 elevato a 30 unità atomiche per il ciclo 10 dell'unità atomica,
abbiamo 10 elevato a 31 come il valore unitario del volume nella sua presenza intera ciclica, 10. E vediamo bene che il valore inverso a questo, cioè non 10 elevato a 31, ma 10 elevato a meno 31, rappresenta a questo punto, con riferimento al peso, ossia all'unità chilogrammo, il valore esatto unitario che deve avere a livello unitario atomico la massa unitaria. Quindi il momento quantitativo esatto riferito alla dimensione del chilogrammo, con riferimento appunto alla dimensione unitaria dell'atomo, è dato da metri, risolti poi in chilogrammi, quindi da chilogrammi, il peso di un metro cubo in sostanza, da chilogrammi 10 elevato a meno 31. A questo quantitativo corrisponde quel punto perfetto di equilibrio tra i due opposti, che se io li presento non opposti veramente come 10 a 1 e 1 a 10, ma come entrambi 10, perché sono veramente uguali, hanno un punto baricentrale come se noi li mettessimo tutti e due sul fulcro di una bilancia. Ecco, solo in quel punto preciso le due parti opposte in questo bilanciamento sono parti che sono uguali, e questa uguaglianza esiste esattamente alla dimensione di 10 elevato a meno 31 kg. Credo di aver spiegato perché, ma a questo punto noi, con questa sola e semplice dimensione, non abbiamo il fenomeno intero della particella e dell'antiparticella, ma abbiamo il loro prodotto. Noi invece dobbiamo avere l'onda data dalla particella nella sua materia e dall'antiparticella nella sua antimateria. E possiamo averlo se consideriamo il ciclo 10, in cui una particella presente come un decimo, ed è la quantità unitaria della massa, si sposta interamente di 9 volte quel decimo che essa occupa nel ciclo 10. Quindi tutto lo spostamento, ossia la dinamica, perché noi ci stiamo occupando di dinamica, seguendo il terzo principio della dinamica, di azione e reazione, in cui in questo caso abbiamo le due azioni contrapposte, quelle della materia, della massa dell'elettrone, nella parte alta, e quella dell'antimateria nella parte bassa di questa onda materiale espressa nel suo peso, nella sua massa. E quindi sappiamo benissimo a questo punto che dobbiamo abbandonare questa linea che noi abbiamo espressa solo in quel punto baricentrale, che è 10 alla meno 31 kg, e avremo una parte alta bilanciata da una parte bassa, che saranno maggiori di 1 in relazione alle quantità esatte dell'intero spostamento. Noi abbiamo visto che l'intero spostamento è dato da 9. Allora, se 9 è intero, è unitario, quando lo esprimiamo come la potenza 9 elevato a 1, a più 1, allora abbiamo che il suo valore esatto e inverso è 9 elevato a meno 1. 9 elevato a meno 1 significa un nono. Un nono, calcolato, è 1, è 0,111111.
Quindi se noi rappresentiamo l'onda con 9 parti presenti come massa sopra la linea 1 dell'equilibrio e presentiamo il tempo relativo espresso nel nono che è uguale a 0,111111, dobbiamo considerare 9 tempi decimi relativi a 9. E a questo punto abbiamo però una cosa che non è esattamente uguale nella presenza, perché mentre la presenza nella parte intera 9 è simultanea, noi tutta la presenza differita nel tempo decimo la abbiamo con 9 decimi in sequenza. Ebbene, questi 9 decimi, essendo decimi, sono valori assoluti, perché 10 e decimo sono valori assoluti che non possono apparire nella nostra natura relativa, perché la nostra natura relativa è sempre relativa a qualcosa che noi possiamo misurare se noi lo mettiamo in relazione, il 10, al suo decimo. Non ricorriamo ad altri valori, ma al suo valore contrapposto. Allora 9 riferito al suo nono è la stessa cosa che 10 riferito al suo decimo, perché sono 10 decimi e 9 noni, sempre 1. Però mentre 9, la parte intera, è già un valore unitario, perché in assoluto il valore unitario è 10. 10 è il valore assoluto che non è riferito a null'altro che a se stesso, nel suo inverso. E quando è riferito, però, appare come 9 unità, le 9 unità di spostamento di una unità presente nel ciclo 10. Invece la parte decimale 0,111111 presenta un susseguirsi di decimi, che sono sempre decimi e sono sempre valori assoluti, che come valori assoluti sono appunto da ridurre, essi pure, al contenuto unitario che devono avere questi valori. Quindi deve esistere uno 0,x che si presenta come unitario e determina poi il quantitativo unitario in una quantità che non è 0,111111, ma è ridotta, così come avevamo ridotto il 10 a 9, sottraendogli la sua unità. Ora dobbiamo sapere qual è la sua unità messa in relazione al nono. Ebbene, la sua unità noi possiamo calcolarla, perché proprio avendo capito che quando andiamo a misurare la particella in modo unitario, quella della massa materiale della particella, cioè quella dell'elettrone, e ci risulta un peso perfetto, preciso, pari a 9,109389754, questo è un valore unitario. Vediamo bene che è unitario certamente nella parte intera, e è unitario certamente anche nella parte decimale. Qual è allora l'unità? Come abbiamo fatto a scoprire l'unità messa in relazione al 9? Abbiamo tolto dal 10 il 9 e abbiamo ottenuto che era proprio 1 quello che era tolto, il valore unitario preso per misurare realmente la parte residua. E così facciamo anche con l'elettrone, prendiamo la parte decimale che c'è oggi e la portiamo in sottrazione a un nono.
cioè 0,11111 meno 0,10938 e rotti, ossia il valore che c'è, e scopriamo qual è il valore reale unitario che è preso in considerazione, tanto che poi esso ci dà la misura della residua parte relativa all'antimateria. E vediamo, dopo aver fatto il calcolo, che è un valore che si presenta come 0,001, ossia come il millesimo della massa, e poi c'è tutto l'intero dinamismo. Perché? Perché c'è un 7, che è tutto il dinamismo del sistema tridimensionale dello spazio nel 10, che si presenta a livello lineare, poi si presenta a livello tridimensionale e 7 diventa 21, e poi si presenta a livello pentadimensionale, ossia nella dimensione dell'elettromagnetismo, e a questo punto si presenta come 7 per 5, 35. Infine si presenta nuovamente come un 7. Ecco, e infine un 1. Vediamo insomma che il valore unitario esiste e si mette in relazione a un nono, ossia a 0,11111, e come il 10 era ridotto unitariamente a 9, così questa serie continua di decimi è ridotta al valore di 0,10938 e rotti. Ecco, in questo modo abbiamo la parte veramente unitaria, che è quella decimale, che è funzionale della parte intera 9. Noi non possiamo considerarla come massa della particella, perché è la parte antimateriale. Infatti, la particella unitaria verrebbe dal prodotto tra la materia e l'antimateria. E noi invece, dal peso, abbiamo l'onda, abbiamo la quantità come l'abbiamo misurata in natura con 10,1. Noi, quando facciamo la misura di una particella unitaria, la misuriamo nel suo bilanciamento totale. E il suo bilanciamento totale lo vediamo in tutto il numero come esso ci risulta. A questo punto deve subentrare l'intelligenza per capire che se noi abbiamo di fronte una quantità unitaria, essa è unitaria, veramente unitaria, solo quando elettrone per positrone si moltiplicano tra di loro e sono uguali a 1. Solo quando materia e antimateria interagiscono e sono uguali a 1. Ma questo accade in un unico punto baricentrale, perché in natura poi avremo la parte grande e la parte piccola di questa onda materiale che noi misuriamo nel suo peso, nella sua massa, ossia nella sua energia cinetica. Quindi, se noi sbagliamo la quantificazione delle masse unitarie, tutte quante, quando andando a misurare fenomeni di relatività alla materia o all'elettricità, prendiamo in considerazione tutto quello che ci risulta. Quando noi lo facciamo,
stiamo prendendo proprio sul serio la pesatura reale di un'onda di massa, valutata nel suo intero equilibrio di alto e basso, mentre invece la materia è solo l'alto e l'antimateria è solo il basso. E noi usiamo l'una per dare grandezza all'onda. Perché se non prendessimo un avallamento dell'onda, non potremmo nemmeno avere la parte alta dell'onda. Avremmo una linea piatta e avremmo il valore unitario che, riferito alla particella elettrone, esiste solo alla dimensione 10 alla meno 31 kg. Questo errore riguarda tutte le masse unitarie, quando noi le calcoliamo in materia o in antimateria, perché il dato che noi abbiamo è un dato complessivo che ci trasferisce anche il dato antimateriale in una forma di una materia mancante, cioè squilibrata all'interno di un'onda che è in perfetto equilibrio, perché la parte di presenza alta dell'onda è controbilanciata esattamente dalla presenza bassa dell'onda. Se abbiamo questo errore nella quantificazione unitaria delle masse, come si può sperare di avere un prodotto perfetto quando, andando a moltiplicare il valore della massa per C2 nell'equazione di Einstein, noi vogliamo conoscere l'energia? Se il valore della massa che noi abbiamo non è esattamente quello della materia, ma è una materia che noi pensiamo di perfezionare con il dettaglio dei decimali e invece quel dettaglio è proprio un errore che inseriamo, se noi abbiamo questo errore nella massa M, chiaramente non avremo una unificazione quando questa M si moltiplica per il suo opposto. Ma anche qui adesso dobbiamo considerare esattamente cosa sia la massa e cosa sia l'espansione totale della massa. Sono i due opposti che determinano l'energia unitaria. L'energia è unitaria e quindi è intera quando è il prodotto di due valori opposti. E quindi il valore di M e il valore di C2 devono essere due valori uguali e contrari. E oggi non è così, se li riferiamo tutti allo stesso fenomeno della cinetica della luce, che si ammassa come particella e si espande poi come C2. Vediamo benissimo che non è così, perché da una parte abbiamo che il valore unitario della massa della particella è 9,109, mentre dall'altra parte abbiamo che C2, andandolo a calcolare, non è 9, ma è 2,99 al quadrato. E non è 9, ma 8,98755. Abbiamo che da una parte abbiamo più di 9, dall'altra parte abbiamo meno di 9. Non sono valori uguali. Come si può avere e pretendere di poter unificare la fisica se noi in partenza abbiamo quantità che non sono unificate perfettamente? Ripeto, la materia è unificata dall'antimateria. La parte grande, positiva, multipla dell'uno, è resa grande e multipla dell'uno dalla parte inversa, che è quella sottomultipla dell'uno. Perché se la particella è unitaria, è uno, oppure è n ennesimi. Ma n ennesimi, poiché ci risultano n più ennesimo, noi dobbiamo arrivare a capire che quella che noi percepiamo è un'onda intera e non la differenziazione all'interno di un'onda dei due opposti che esistono come tra l'alto e il basso. Ecco, il secondo errore esiste quindi
non essendo nemmeno 9 C2, proprio in C2. E perché C2 non è 9? E perché la velocità della luce, secondo il criterio di Einstein, fu riferita a una massa che considerava esattamente 1 il piano trasversale della massa, tanto che poi la massa si accelerava come luce in senso di C velocità elettrica e in senso di C velocità magnetica, quindi per C2, però solo nei due versi C e C del flusso del piano unitario. Per Einstein è unitario, non lo considera e quindi è unitario. E invece in natura esso non è unitario. Questa è la ragione per cui il flusso poi si presenta non come 3 ma come 2,99, perché la sezione è maggiore di 1. Anche la sezione ha un lato fatto da un'onda che prevede una parte intera 1 e una parte decimale. La parte decimale è quella che si aggiunge e determina un lato che poi è spazio-temporale, spazio nell'unità, tempo nel decimo. Quando noi consideriamo che il lato del piano trasversale non è 1, ma è 1, una parte decimale come quella antimateriale che c'è, perché è unitario, e allora il prodotto di 1, rotti non determina 1, determina un numero maggiore. La sezione è più ampia di 1 e il volume di 300 milioni di metri cubi fluisce percorrendo in un secondo non i 300 milioni di metri che percorrerebbe se avesse il fronte esatto uguale a 1, ma ne percorre meno perché è più ampio dell'unità. Quindi c'è anche questo errore. Se applichiamo la formula di Einstein per conoscere tutta l'energia della massa, perché tutta l'energia della massa non dipende solo dal suo flusso bilaterale, dalla C moltiplicata per la C, dal flusso elettrico moltiplicato per il flusso assoluto magnetico, nella loro velocità. No, dipende anche dal fronte. Di conseguenza, se si calcola anche il fronte, vediamo che l'energia appartiene a una massa di volume. Non possiamo calcolare la massa che una quantità di acqua determina su delle pale di una dinamo per produrre corrente elettrica, se prendiamo in considerazione solo la velocità del flusso e non teniamo in conto della potenza, ossia di quanti metri quadrati ci sono di sezione che passano a questa velocità. Perché una cosa è immaginare la sezione di un metro quadrato che passa a un metro al secondo, determina una certa spinta. Ma se è, invece di essere un metro quadrato di sezione, è un milione di metri quadrati di sezione, capite benissimo che la massa è mille volte maggiore. E quindi non era possibile, e mi stupisco, che dei fisici usino la relatività generale di Einstein, che considera solo il flusso bilaterale e non la sezione, per calcolare tutta l'energia di una massa. No, tutta l'energia di una massa è data da quando si contrappone all'ammassamento magnetico tutta l'espansione elettrica. E l'espansione elettrica accade nei tre assi X, Y, Z e nei due flussi più 1 e meno 1,
C e C. E quindi quanti sono i versori dello spazio? Sono 9. E di conseguenza quella velocità assume la quantità 9, pari ai 9 versori dello spazio. Ecco, solo a queste condizioni che noi rettifichiamo il modo unitario sia di valutare le masse, sia di valutare l'energia della massa, solo in questo modo noi possiamo unificare la fisica, avendo unificate finalmente le due componenti, ossia sia la massa e sia l'energia. Entità che oggi non sono unificate, e con due entità che non sono unificate, come si può pretendere l'unificazione della fisica? Quindi io ho proposto il metodo per unificare la fisica ed è ineccepibile. Consideratelo con attenzione, per favore, non snobbate l'intelligenza di chi, proprio perché è uscito fuori dal vostro campo, è ripartito senza il fascino e l'influenza degli errori altrui, perché l'intelligenza del mostro chiamato Einstein ha rischiato per tanto tempo, allo stesso modo che quella di Aristotele influenzò la ricerca scientifica per centinaia e centinaia d'anni, per migliaia d'anni, ipse dixit. Non facciamo anche di Einstein un ipse dixit dopo che ci avete messo 30 anni per fare dello stesso Einstein un genio. Per favore, usiamo l'intelligenza con la capacità personale di gestirla senza eccessivi timori riverenziali per altri come noi, che, come ciascuno di noi, essendo tutti uomini, possono tutti compiere errori. È più facile scoprire un errore quando viene fuori un bambino innocente e dice il re è nudo, che in una folla timorosa di essere giudicata una folla di imbecilli, vede il re nudo, però dice che è vestito perché i sapienti hanno detto che è vestito. La favoletta del re nudo è validissima ai giorni nostri, e considerate proprio l'apporto di un fanciullino innocente, non contaminato da tutta la vostra scienza, che ripartendo da zero si accorge di questi macroscopici errori che ci sono alla base della fisica e che finora hanno impedito l'unificazione della fisica. Fino al colmo, pensate che il numero di Avogadro, che in sostanza esprime tutte le componenti direzionali dello spazio, che sono 6, invece di essere chiamato 6, è valutato oggi 6,022 e rotti, proprio grazie agli errori che esistono oggi nella massa unitaria. Dai calcoli che fece Avogadro, considerando un valore erroneo di questa massa, ottenne per risultato non un 6, ma un 6,022. Per arrivare al vero, basta considerare che le componenti direzionali dello spazio, che ha 3 dimensioni, e 2 versi per ogni lato, sono 6. Di conseguenza, su un solo lato, perché la massa si presenta su un solo lato, è sempre con un verso solo. Quindi noi, prendendo la quantità intera, che è parte del 10
alla 10, cioè quel 100 che sta nel piano 10x10, se noi questa dimensione prima la mettiamo in relazione alle quattro dimensioni della realtà, ma ci ricordiamo che 100 è un numero poggiato sul ciclo 10 e anche 4 è un numero poggiato sul ciclo 10. Quindi nel valore assoluto del numero noi abbiamo che 10 elevato a 100 diviso 10 elevato a 4, ossia la quantità intera spazio-temporale, che è 10 elevato a 4, 10 elevato a 100 diviso 10 elevato a 4 è 10 elevato a 96. Ecco, questo 96 va diviso nei 6 versi che esistono e 96 diviso 6 fa esattamente 16. 16 è la quantità unitaria dell'atomo. Insomma, solo se riconsiderate il modo di determinare vere unità, solo mettendo a posto le unità, voi potete ottenere l'unificazione della fisica, altrimenti è impossibile. Per questo tutti voi ci state provando da secoli, direi ormai, senza riuscirci. E com'è è possibile riuscire se la massa è sbagliata nella sua unità e l'energia è sbagliata nella sua unità, quando la massa è uguale all'energia?